Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di NGM Dynamic Racing GP, una confezione molto colorata per un telefono che fa del colore la sua vocazione. Vediamo perché. Facciamo scorrere la cover verso il basso per scoprire il terminale che di fabbrica ha una cover bianca satinata decisamente elegante, ma nella confezione troviamo ben tre altre cover. I colori sono interessanti in quanto abbiamo due colori molto sgargianti e giovanili e una cover altrettanto elegante nera satinata. Possiamo vedere inoltre come siano comprese le cuffie auricolari di buona qualità, anche se non in ear, anche se dal design piuttosto simile a quelle di Apple della scorsa generazione. Le gomma piume per le cuffie e la manualistica rapida. Riprendiamo un attimo in mano il terminale per farvi vedere le dimensioni. Sono 136,5 x 67 mm per 12 di spessore, 144 i grammi di peso. Sul lato destro troviamo il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, sul lato sinistro il bilanciere del volume, sopra il jack da 3,5 mm per le cuffie e la presa micro USB, sotto il lato pulito perché il microfono è in questo piccolo incavo della cornice. La camera posteriore è da 8 megapixel con flash LED e autofocus, il logo NGM in rilievo cromato e la griglia per l'altoparlante di sistema. Il display invece è un 4,5 pollici con risoluzione 480x854 pixel. La tecnologia radio che equipaggia questo smartphone è un 4 bande GSM più 2 bande UMTS. Qui vediamo anche la camera frontale da 0,3 megapixel con la capsula auricolare. Proviamo quindi a aprire questa cover removibile e intercambiabile, anche se l'operazione non è molto semplice. Siamo riusciti finalmente. Qua abbiamo la batteria da 2000 mAh, che non mancheremo di testare l'autonomia, che copre gli slot per le due SIM, una solo delle quali può essere usata in UMTS. Qui l'espansione di memoria micro SD che va a espandere i 4 GB di memoria preinstallati. Abbiamo invece 512 MB di RAM interna e un processore MediaTek MT6589WM quad core da 1.2 GHz. E altri sensori sono il GPS, l'accelerometro, il Wi-Fi B e G e il sensore di luminosità e prossimità. Quindi un altro dual SIM decisamente interessante Android da NGM che non mancheremo di testare a fondo. Appuntamento quindi alla recensione. Per ora un saluto di Alessio Cinabro per androidblog.it.